era il 6 febbraio 1920. Il 6 febbraio 1920 quando nacque la sezione di Torino. 13.000 soci oggi la sezione di Torino. 13.000 soci che sono in prima batteria alpina divisione taurinense in Grecia, croce al valor militare a ricordare a 103 anni. Passano ora davanti a noi avete visto passare il vessillo della sezione di Pinerolo, una testimonianza forte degli alpini del senso di appartenenza, una testimonianza forte degli alpini del loro amor di patria, dell'amore che mantengono per un servizio militare che hanno fatto con fatica e con onore. È un bel esempio di come l'Italia si può organizzare per dare aiuto nei momenti di difficoltà. Aver visto tutta la parte dell'Associazione Nazionale Alpini che è organizzata per la protezione civile in un luogo come L'Aquila che tanto ha sofferto e ha avuto bisogno di protezione civile ci dà un esempio di come anche il volontariato si possa organizzare, per di più con un'esperienza diciamo militare in questo caso quindi particolarmente organizzata, per dare una mano nei momenti di difficoltà. È un modo di continuare a servire la patria. L'Aquila attende anche una risposta forte da parte del governo e il suo impegno qual è? Ho parlato con il sindaco e mi ha detto finalmente questo governo ha messo i soldi. Vorrei diciamo ringraziare il sindaco Cialente che ci sta incoraggiando, perché purtroppo il danno all'Aquila è stato terribile, incommensurabile per il valore del centro storico, per tutte le attività economiche che erano dentro il centro storico. Ora il tema è quello della ricostruzione, ma soprattutto è anche il tema delle attività economiche da far ripartire. Io sono venuta ad inaugurare la prima fabbrica che è stata riaperta dopo il terremoto della Talessa Legna e dopo quella però tutte le altre attività che erano presenti devono avere la possibilità di riaprire. Penso che lo sforzo adesso debba essere anche su questo. Grazie. Voi cosa credete, che questa gente quando si arrabbia non abbia voglia di farlo sapere che è arrabbiata? Ma voi l'avete mai visto un alpino arrabbiato? Chiedete a quelli che sono qui se hanno visto un alpino arrabbiato stamattina. Ma non disfacciamo niente però. Presidente D'Alfonso, questa adunata degli alpini volge quasi al termine, è il momento clou, è questo della sfilata, per l'Aquila cosa ha significato? Una piena validazione, capacità organizzativa, livello elevato di entusiasmo e poi un oceano di ideali, tipo la generosità e la solidarietà che daranno ulteriore energia al cammino di ricostruzione della città. Mi pare che la sfida sia stata raccolta e vinta. C'è stato Pescara, c'è l'Aquila, in un futuro ci potrà essere un'altra provincia abruzzese come sede della dunata? Vediamo, ma dobbiamo chiedere e affidarci ai nostri alpini e alle nostre associazioni. Grazie. Se noi non fossimo stati soldati, l'unico servizio civile che avremmo sarebbe quello dei bibliotecari. È vero, è vero. Nella tradizionale camicia passano ora davanti a noi. Presidente, la dunata oggi è nel suo giorno clou, cosa lascerà all'Aquila e cosa lascerà all'intera regione? Intanto, prima di dire cosa lascerà, è bene sottolineare la straordinarietà di questo evento per partecipazione, per organizzazione, per carica simbolica, perché la giornata è bella, perché mille colori e milioni di occhi che guardano l'Aquila che finalmente riparte. Quindi per la prima volta l'Aquila a livello nazionale diciamo se ne parla per la gioia e per qualcosa che non sia ricostruzione e terremoto. Il cammino è ancora lungo, ma le gru testimoniano il fatto che
in virtù del lavoro lungo che è stato fatto, finalmente ci siamo. La ricostruzione è partita e finalmente anche gli ospiti, tantissimi, di 400.000 che oggi hanno invaso l'Aquila, possono toccare con mano il fatto che questa è una città, una regione, un popolo che vuole farcela. Grazie. Grazie. Silvio, 102 anni da Biella, questa che adunata è per lei? Quante adunate ha fatto finora? Parecchie. E che emozione è stare all'Aquila oggi? Ogni volta è difficile scollegare. Avere 102 anni, essere qui in mezzo a tanti alpini così. Mi viene il groppo. È un reggimento, è il numero uno. L'anno prossimo ad Asti, si prepara ad Asti per l'anno prossimo. Speriamo. Allora, poi Asti vicino Biella, non è più fare 100 e più chilometri, 100, 700 chilometri. 100 chilometri siamo ad Asti. È stato un lungo viaggio per venire all'Aquila, ma ne è valsa la pena. Mi dico, ma guarda che è a distanza, non importa, pur che devi arrivare. A piedi no, ma il passaggio c'era e l'ho accolto molto volentieri. La domanda che viene automatica. Adesso non fatemi più parlare perché. Basteranno 8 minuti. Perché ancora non sono uscite due lacrime. Ma potrebbero anche riuscire. Grazie. Prego, grazie a voi. Eroi che hanno contribuito a fare questa Italia. Vedete, le adunate degli alpini hanno una caratteristica, costringono a sapere che in ogni piccola, singola città italiana gli alpini ci sono. Io non so se qualcuno si rende conto di cosa vuol dire questa presenza su tutto il territorio, ma gli alpini della Spezia sono la dimostrazione concreta che la tradizione alpina paga. Noi siamo nipoti dei nostri... Asti! Che significa anche la forza della barbera e la dolcezza del moscato! Di un museo. Gli amici liguri lo sanno bene, gli amici liguri ogni 10-15 anni